sta uscendo a sede il blocco portato da Prince Lumena. Due blocchi addirittura, va poi da solo a appoggiare il layup al vetro. A volte è Piccirilli che va a giocare spalle per servire D'Arcangeli. Esatto, è Lumena che si crea spazio sotto, grande alto basso, grandissimo assist. Eppure 2-0-5. Sì, però, però ha una stazza, un corpo incredibile. Fa la tripla, tagliata da casa, sbaglia. Tommaso D'Arcangeli apre. Apertura illuminante, un boomerang verso Porconi che segna. Kolev consigliato per D'Arcangeli. D'Arcangeli prova la penetrazione, fa la finta, torna indietro, altra finta, cambio di velocità e cambio di mano. Wow, bravissimo. Il tabellone D'Arcangeli, Tommaso D'Arcangeli, il coast to coast, va a canestro e prende anche il fallo. Veramente Zuru, la palla a Tommaso D'Arcangeli. Finta il tiro, finta ancora, adesso Curbelo, Mendieta, va a segnare da tre, pulitissimo. Stella sta giocando una palla canestro molto concreta, oggettivamente. Qua, qui a terra D'Arcangeli, altra tripla, Caravaglia per Casella, adesso prende palla, Portellino, stoppato da D'Arcangeli, stoppato da D'Arcangeli. Un po' diversa per la formazione di coach Alavi, ma adesso vediamo la Stella Azzurra con l'ottimo appoggio al vetro di Inzuru. Quando andiamo avanti con la partita abbiamo D'Arcangeli in questo di palla, un grande cambio di velocità e va a segnare. Tripla tentata da Lonati, ancora un errore, secondo errore di tira da tre per il giocatore per Achille Lonati. Zuru è da solo, time out obbligatorio per Costa Lati. No, lo stesso target, diciamo. Yes. Prince Lumena per Tommaso D'Arcangeli, si mette in proprio, gran tira, gran tabellata, ragazzi. Tommaso D'Arcangeli si candida in DP. Deve salire Curbelo, D'Arcangeli, penetrazione, 3 avversari, 4 avversari più lui e segna comunque più 20.